buonasera a tutti da Paolo. Oggi iniziamo una nuova serie di video grazie alla collaborazione con alcuni amici che sono possessori di droni, quindi dronisti. Questi video ovviamente hanno a tema Terracina e tutto quello che riguarda. Cercheremo di far vedere delle cose. Non so se sentite il rumore sopra di noi, ma c'è il drone che già è in azione, attende il mio segnale per mandarlo sul luogo che abbiamo scelto come primo luogo di incursione. Allora, il luogo che abbiamo scelto è la villa dell'imperatore Galba. Per chi ancora non lo sapesse, Terracina ha avuto un imperatore romano, ha dato i natali un imperatore romano il 24 dicembre 3 del 3 avanti Cristo, quindi praticamente una persona che è coetaneo di Gesù. Adesso andremo a vedere la location della villa. Si trattava di una villa imperiale, c'è un criptoportico, attualmente è rimasto ben poco perché nei secoli è stata spogliata. Comunque, per dire qualcosa di questo personaggio, è un personaggio molto controverso, gli storici hanno rimandato a una figura un po' sicuramente severa, alcuni dicono tirchia. Insomma, ha governato, è stato imperatore per pochissimo tempo, nell'anno del 69 dopo Cristo, un anno in cui ci furono delle lotte civili per il potere a Roma e ci furono ben 4 imperatori. Lui era uno di questi. Lui succedette all'imperatore Nerone e poi alla fine di tutta questa moria, questa lotta di imperatori, mi sembra che ne uscì vincitore Vespasiano. Comunque il nostro concittadino fu ucciso a Roma, fu fatto a pezzi, la testa venne trovata il giorno dopo perché la portarono in giro, insomma tutta una storiaccia. La villa era qui, questa era la villa della famiglia. Adesso andremo col drone a visitarla. Il mio amico sta aspettando già che gli mando il segnale di via per fare andare il drone in loco. Una persona sicuramente interessante che pochi conoscono, si chiama Servio Sulpicio Galba, anche se a Terracina ho trovato una strada, si chiama Sergio. Non gli date retta a questi nomi che mettono alle strade, perché lui si chiamava Servio. Pensate che andava in giro con 1 milione di sesterzi ogni volta che usciva di casa, pure perché a quei tempi un imperatore oppure comunque un personaggio importante che aveva a che fare con la politica capitava di non tornare a casa, dover scappare, quindi 1 milione di sesterzi erano circa 1 milione d'euro di adesso, 4 spiccioli. Va bene, io direi che possiamo lanciare il drone e andare sulla villa.